Claudio Borghi, ultima tappa del Basta Euro Tour a Roma, nella capitale, per dare quale segnale? Ma ultima tappa ufficiale, poi dopo ovviamente non riposeremo fino all'ultimo secondo, perché sappiamo che ci stiamo giocando tutto, non parlo come Lega, parlo come Italia, per cui il segnale che vogliamo dare è proprio quello dell'importanza di questo giorno. Non si pensi che non cambia niente, che non si pensi che non conta niente, in questo caso ci stiamo veramente giocando tanto e quindi siamo in giro per spiegarlo. Avete fatto tantissime tappe in tutta Italia per cercare di spiegare alla gente che si può fare a meno dell'euro. Qual è il bilancio che lei trae? Il bilancio è incredibilmente positivo. È incredibilmente positivo perché quello che abbiamo visto è la differenza fra l'ingresso nella sala e la fine. Cioè, vale a dire, quasi tutti ci hanno detto sì, io mi fidavo, diciamo quelli meglio disposti, io mi fidavo ma avevo dei dubbi, no? Poi dopo ho capito che ci sono delle cose che veramente non avevo trascurato e invece adesso ho capito tutto. Per cui il fatto di far capire la gente era esattamente lo scopo di questo tour e quindi è pienamente riuscito. Quello che continuate a ribadire è che in estrema sintesi il 25 maggio sarà un referendum, chi è a favore dell'euro e chi è contrario? Assolutamente sì, deve essere un referendum e deve essere ben chiaro che non si sta parlando di politica italiana in senso stretto. Chi vi dice devo avere un eurodeputato in più di Renzi, devo crescere rispetto alle politiche, devo avere un 2% in più, così questo tipo, oppure chi dice se io sarò eletto allora porterò le pensioni a 800, non ha capito nulla. In questo caso c'è una partita europea che va giocato, che è da una parte chi è a favore di questo euro e di questa Europa e che dice semplicemente no, la cambieremo, faremo, con esattamente le stesse persone che hanno governato fino adesso, e dall'altra parte chi vuol ribaltare il tavolo. Noi vogliamo ribaltare il tavolo e non giocare più questa partita truccata.